Le tecnologie stanno cambiando l'approccio alla cura delle patologie, aprendo nuove possibilità terapeutiche al fianco di medici e operatori sanitari, con l'obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità di vita dei pazienti. Innovazione al servizio della salute, dunque, tema al centro dell'evento The Health Tech Revolution, organizzato a Roma dall'Economia del Corriere della Sera e Medtronic, in cui si è parlato delle nuove opportunità che si aprono, un vero e proprio cambio di paradigma con il passaggio dalla Med Technology alla Health Technology. Le tecnologie in questo momento stanno vivendo una trasformazione epocale. Non si parla ormai solo più di dispositivi medici, ma di tecnologie e di soluzioni medicali. Perché questo? Perché in questo momento con le nuove aree che si sono aperte della robotica, della miniaturizzazione dei dispositivi, della intelligenza artificiale di cui tanto si parla, ovviamente c'è un'opportunità di andare oltre il nostro rapporto con il sistema salute, un rapporto che prima era di un fornitore di un dispositivo e che oggi e sempre più nel futuro sarà di partner con il sistema per trovare soluzioni per esiti clinici migliorativi. Che cosa significa trovare esiti migliorativi? Significa non guardare più semplicemente un momento acuto e quindi la fornitura di un dispositivo in quel momento, ma guardare la cronicità che più dell'80% del costo del nostro sistema salute, almeno il sistema pubblico, e vedere lungo tutto il percorso di salute di quei pazienti in che modo le tecnologie, i servizi, le soluzioni possano veramente accompagnare il paziente lungo appunto quel percorso con un esito migliorativo, ma a un costo sempre più basso. Un cambio di prospettiva che si riflette anche nel procurement pubblico. Consip, diciamo, pubblica gare per la fornitura di dispositivi medici impiantabili già dal 2016, però nel corso degli ultimi anni ha modificato, diciamo, il proprio approccio alle gare, inserendo all'interno delle gare nuove modalità di valutazione e criteri tecnici legati alla valutazione della performance a lungo termine dei dispositivi, per valorizzare proprio il beneficio clinico, inteso anche come qualità di vita, come miglioramento della qualità di vita dei pazienti, quindi considerando non soltanto il dispositivo nel momento dell'impianto, impianto nel paziente, ma considerando il dispositivo lungo l'intero ciclo di vita dello stesso, quindi seguendo il paziente anche successivamente all'impianto. Seguire i pazienti durante il Covid è stato davvero difficile e la tecnologia si è dimostrata uno strumento indispensabile per mantenere il contatto, seppure a distanza, tra medici e pazienti. Una modalità, quella della telemedicina, su cui si è deciso di investire. La sanità digitale in questa fase che abbiamo tutti sperimentato sul Covid ha impattato sui cittadini per quanto riguarda l'erogazione, la fruizione di televisite e prestazioni da remoto. Nel PNRR è stata rivista con un approccio nazionale omogeneo su tutto il territorio. Direi che l'obiettivo è quello di passare da un approccio pionieristico a un approccio industriale. E Agenas è soggetto attuatore della telemedicina e a partire dal 2024 incominceremo a vedere i primi risultati per tutti gli assistiti che potranno fruire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale di questi servizi di telemedicina nella sanità.